Amici di Canale Caccia.tv, siamo all'interno dello stand della Pederzoli e siamo con Stefano Pederzoli. Ormai sei un aficionados delle nostre telecamere, Stefano. Siamo a DIT 2017, l'azienda come al solito è presente in pompa magna, direi, perché è sempre affascinante entrare nel tuo stand, Stefano, un po' perché le armi sono bellissime, questa coreografia che avete utilizzato un po' per riprodurre questo ambiente un po' particolare, e poi è sempre un piacere parlare con te. Quale arma ci presenti? Ovviamente un'arma storica, vista questa presentazione non poteva che essere un'arma storica. È un prodotto da tiro, nello specifico un'arma che abbiamo specificatamente dedicato al tiro alla breve e alla media distanza. Faccio riferimento a una distanza che copre i 100-150 metri. È un fucile Volunteer, stile militare tipicamente inglese, in calibro 4-5-1, con uno specifico passo di rigatura e la realizzazione dei rapporti tra pieni e vuoti di riga specifici per il tiro appunto alla breve e alla media distanza, quindi una canna che stabilizza la palla con dosi limitate di polvere per una distanza breve. Arma che ha una sua dotazione specifica sia per quanto riguarda il tiro ai 50 metri, quindi con un mirino di semplice realizzazione e un'attacca di mira militare. Tuttavia nella confezione dell'arma è presente anche un kit per la trasformazione dell'arma per il tiro long range, quindi una speciale base che diviene di fatto un prolungamento della coda dell'arma sulla quale montare una diottra che associata ad un mirino a tunnel lo rende ideale per il tiro e per l'attività a distanze più importanti. Fino a che distanza copre questo? Beh, questa è un'arma che può essere utilizzata fino ai 200-250 metri. Naturalmente stiamo parlando di avancarica. Ovviamente stiamo parlando di avancarica, stiamo parlando della disciplina di tiro in maniera diciamo così specifica, stiamo parlando di un'arma Pederzoli che quindi racchiude la qualità che da tanto tempo insomma vado... Mi contraddistingue. Io vado citando nelle nostre interviste, quindi una canna realizzata dal pieno e rigata per bruciatura, una meccanica completamente realizzata dal pieno, una calciatura in noce americano, zigrinata a mano e finita a olio. Bene, amici, che chiedere di più? Sempre più persone si avvicinano a questo tipo di tiro? Abbiamo notato anche quest'anno un pubblico preparato, quindi persone che sicuramente si affacciano alla materia avancarica con cognizione di causa, una volontà seria di iniziare, e quindi sì, tutti gli anni abbiamo qualche nuovo utilizzatore e ovviamente speriamo che le cose crescano tutti gli anni. Beh, diciamo che il fascino dell'avancarica chiaramente porta con sé tanto e molte persone penso che si avvicinino anche magari come neofiti pensando che sia un tiro difficile da realizzare, cioè la procedura di caricamento, tutto ciò che comporta praticamente non avere un prodotto preconfezionato come certo. Diciamo nell'arma tradizionale a questo punto, che è l'arma di nuova generazione che non è ad avancarica. Ma in realtà le cose stanno diversamente perché è molto semplice imparare a sparare ad avancarica. Sì, diciamo che lasciato alle spalle qualche preconcetto iniziale e con la voglia di imparare, perché ovviamente questa, come si è capito, è un'arma che esula un po' da quelle che sono le caratteristiche ordinarie di un'arma a retrocarica. Però sì, con una voglia di imparare, un minimo di caparbietà, si riesce ad avere delle soddisfazioni, e fare ottimi risultati. Bene, io ti ringrazio.